Amici di Mangia Bevi TV, oggi per voi ci troviamo ad Amatrice, terra colpita dal sisma dello scorso 24 agosto. Una terra che oggi prova a ripartire e lo fa con i frutti della terra, con l'inaugurazione del pastificio Strampelli. Abbiamo seguito per voi la posa della prima pietra. Dottor Marzio Leoncini, titolare del pastificio Strampelli, partiamo da questo slogan: un viaggio in prima classe nel mondo della pasta. Qual è l'emozione nel giorno della posa della prima pietra? Ma l'emozione intanto è quella di proseguire un sogno, un progetto che ci tengo a dirlo ancora una volta, che è iniziato prima del terremoto. Noi dovevamo essere partner del 50° anniversario della Sagra e eravamo stati accolti a braccia aperte da parte del sindaco Sergio Pirozzi e del presidente della Prologo. Purtroppo tutti conosciamo quello che è successo, ma il viaggio non si è fermato. Noi ci crediamo e crediamo che oggi nasce una cosa importante qui a Amatrice, importante per due motivi: uno, perché daremo la possibilità di posti di lavoro, quindi a regime andremo sulle 15-20 unità e in un momento così difficile, in un territorio così martoriato, ma in un territorio così bello e amato da tutti gli italiani per quanto riguarda le bellezze ambientali e una su tutte il piatto della matriciana. Il viaggio in prima classe sarà proprio questo, di fare della pasta eccellente con tutti i grani italiani, con grani seminati nella nostra pianura reatina, nella Sabina Romana, e quindi poter fare un prodotto d'eccellenza che possa accompagnare il piatto più conosciuto al mondo, che è il piatto della matriciana insieme alla pizza napoletana, accompagnarlo non soltanto in Italia ma anche all'estero. Questo è il nostro obiettivo. E l'obiettivo più grande è che qualche altro imprenditore ci segua, perché è un territorio che ne ha veramente bisogno e non bisogna aspettare soltanto lo Stato, ma c'è bisogno anche di imprenditoria locale, non perché soltanto così si possono tirare sulle sorti di una situazione veramente drammatica. Gastronomia, cultura e tradizione si sposano perfettamente in questo territorio matriciano? Sì, direi proprio di sì, perché c'è una grande tradizione, come ho detto poc'anzi, c'è una grande cultura del cibo e c'è questa cultura del piatto della matriciana con un guanciale straordinario, con dei pecorini straordinari, e quindi anche questo lavoro laborioso che è stato fatto negli anni da parte di tutti gli addetti ai lavori di Amatrice e quindi chi produce formaggio, chi produce guanciale, insieme possiamo far bene, possiamo veramente dare una risposta importante non soltanto sulla qualità, che auspichiamo che sia veramente una qualità eccellente, ma anche sotto la risposta di tirare sulle sorti di un territorio che ne ha veramente bisogno. Noi ci sentiamo amatriciani perché Amatrice fa parte del nostro territorio, della provincia di Rieti, ma vogliamo portare in atto anche il nome del Lazio, quindi non credo che la pasta, con tutto rispetto, la fanno bene da altre parti, ma credo e sono convinto che anche noi faremo qualcosa di importante che rappresenterà la matrice, rappresenterà il Lazio, l'Italia, e il tutto sarà un pezzo importante di storia che cercheremo di portare all'estero, come ho detto poc'anzi. 27 luglio 2017, una data importante per Amatrice, l'inizio della costruzione di questo pastificio Strampelli, oggi nell'area food l'inaugurazione. Dottor Lorenzetti, come ha contribuito l'Archivio di Stato a realizzare questo importante pastificio? Ha contribuito raccontando una storia dalla quale poi è nata la possibilità di un'applicazione nel presente e dei progetti per il futuro. La storia di Nazareno Strampelli, uno scienziato straordinario di livello mondiale, che ha generato e creato centinaia di varietà diverse di grani, tra questa una in modo particolare, il senatore Cappelli, che tuttora riscuote grandissimo successo. È con particolare felicità che io accolgo ovviamente questa notizia, perché anche quindi nella nostra terra è possibile da questo dato storico riprogettare qualcosa per il futuro. Figuriamoci poi farlo ad Amatrice, un luogo simbolo da sempre e oggi simbolo più che mai. Il grano rappresenta
sempre evoca rinascita, fertilità, rinascita, per cui insomma è un segno anche simbolico, è importantissimo che tutto questo accade qui perché va a rimettere una tessera nel puzzle del DNA di questo territorio che non può essere ricostruito soltanto con le pietre e con il cemento, ma deve essere ricostruito culturalmente. Questa costruzione è perfettamente in armonia con Amatrice. Dottor Fabiani, assessore allo sviluppo economico della Regione Lazio, oggi ad Amatrice 27 luglio si inaugura il pastificio Strampelli. Come la Regione Lazio ha intenzione ed ha già aiutato questo meraviglioso progetto? Noi guardiamo con grande attenzione a questo progetto, uno perché è un progetto che guarda al futuro e che rientra da questo punto di vista nella nostra linea di attrazione degli investimenti, una linea di attrazione degli investimenti per la quale abbiamo messo a disposizione risorse significative che vanno ad aiutare a fondo perduto gli investimenti che si fanno appunto in questa prospettiva. Questo investimento ha anche una particolarità che merita di essere segnalata e valorizzata, guarda al futuro innanzitutto, ma è anche legato alle specificità produttive del luogo. L'area interna è un pastificio, grano prodotto in loco di una varietà particolare. Questo significa valorizzare il territorio, valorizzare Amatrice, valorizzare gli sforzi che ha fatto questa popolazione per riprendersi, e noi la vogliamo aiutare in tutti i modi e la stiamo aiutando in tutti i modi possibili. Gastronomia e cultura, un binomio perfetto che si sposa oggi ad Amatrice in questo 27 luglio. Monica Ruzza, direttore marketing e comunicazione del pastificio Strampelli. L'emozione che si prova oggi all'inaugurazione della prima pietra? Grandissima, veramente molto grande, perché abbiamo creduto molto in questo progetto, abbiamo aspettato questo giorno per mesi, ovviamente perché il territorio ha delle sue difficoltà e quindi anche un iter burocratico abbastanza complesso. Oggi poter festeggiare questa giornata insieme alle persone che hanno creduto in questo progetto, che ci hanno seguito, per noi è motivo di grande soddisfazione, di grande orgoglio, ed è soprattutto un dono anche che facciamo alla città di Amatrice, perché senza la forza di questo territorio questo pastificio non potrebbe esistere, quindi è per noi veramente un piacere grande poter dare il via a un'attività di produzione, non solo per quanto riguarda il discorso ovviamente alimentare, ma anche a livello di ricostruzione del tessuto sociale, quindi questo è una doppia soddisfazione ed è una doppia motivazione per fare sempre meglio e ancora di più per arricchire questo territorio e farlo rinascere con delle iniziative che, come le nostre, si stanno ovviamente allargando in questo periodo e daranno una forte sinergia, una grossa spinta anche di ricostruzione al territorio. Un'opportunità quindi per il lavoro, soprattutto per Amatrice. Un'opportunità per il lavoro, un'opportunità anche per pensare a cose serene, perché la pasta è un alimento base, l'alimento primario, no? Diciamo, appena ci si svezza dopo la classica mela si cominciano con le pastine, infatti noi abbiamo anche delle pastine, quindi diciamo un alimento puro, semplice, fatto di grano, fatto di aria, voglio dire, bella, purissima come quella che è su queste montagne meravigliose, di un'acqua tra le altre cose meravigliosa, spettacolare, molto chiara, che quindi dà valore ovviamente alla produzione, e soprattutto lavorata con molto amore, perché quello che c'è dietro a questo progetto è una grande passione e un grande amore, e siamo sicure che le persone che lavoreranno in questo pastificio raccoglieranno fortemente questo messaggio sia per loro che per il territorio stesso. Daniele Sinibaldi, vice sindaco di Rieti, oggi a rappresentare il capoluogo sabino in questa inaugurazione del pastificio Strampelli. Sì, noi abbiamo voluto esserci, abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza sia ad Amatrice, al sindaco Pirozzi, alla popolazione, ma anche a un imprenditore di Rieti che ha deciso di dare un segnale importante facendo un investimento qui sul territorio. È un segnale che fa pensare che in questa terra non si debba soltanto resistere e sopravvivere, ma si possa anche crescere e rinascere. Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, oggi inaugurazione del pastificio Strampelli, un'occasione per il territorio amatriciano di sviluppo e soprattutto di rinascita. Sì, ma qui in quest'area food che vedrà la luce sabato, si riparte dalla natura, dai frutti della natura, dalla nostra grande tradizione, per cui è un bel momento e mi auguro che sia una delle tante iniziative
che possono partire. Qui c'è stata la volontà, la scommessa di un imprenditore, noi ci conoscevamo nella precedente vita, era lo sponsor della 50ª saga degli spaghetti amatriciana e poi non si è fatta più. Noi ci siamo sentiti a settembre, ha sposato la proposta del sindaco, per cui con orgoglio potremmo dire che il prossimo anno qui ci sarà un pastificio che produrrà la pasta e poi per abbinarla al nostro sugo. Dottor Auri Gemma, capogruppo Forza Italia, a rappresentare Forza Italia in questa meravigliosa occasione del pastificio Strampelli. Ma penso sia una presenza dovuta, perché oggi c'è la prima pietra della costruzione di una prima azienda che apre all'interno del territorio di Amatrice, proprio per cercare di riportare lavoro, per rimettere in moto quel volano occupazionale che è fondamentale e importante per ricostruire questo comune. Buongiorno a tutti. Certo, provo un po' di emozione oggi. È una giornata straordinaria, una giornata importante non soltanto per noi come azienda, ma una giornata importante per l'intera comunità di Amatrice, per il nostro territorio, per il Lazio e per l'Italia intera. Colgo l'occasione intanto per ringraziare tutti i presenti, e in particolar modo ringrazio l'amico, il sindaco Sergio Pirozzi, il presidente della Camera di Commercio Regnini, l'assessore regionale, il professor Fabiani, e il dottor Piccialuti dell'AIDEPI, l'associazione italiana della Confindustria, che associa sia le aziende di pasta sia le aziende del tocciato. Un ringraziamento va anche per la presenza del vice sindaco, l'amico Sinibaldi, vice sindaco di Rieti, grazie per essere intervenuto, il capogruppo alla Regione Lazio Auri Gemma, grazie, al dottor Ornelli e non ultimo direi anche il primo, per colui che ha riscoperto un personaggio, uno scienziato che ha fatto conoscere non soltanto il grano, ma ha fatto conoscere l'Italia nel mondo. Dicevo appunto, i ringraziamenti vanno anche a tutti coloro che hanno lavorato con noi in questo anno. E uno su tutti il mio figlio Diego, Jessica, Monica, Jimmy, insomma tutti coloro che hanno creduto e che lavorano giornalmente per questa iniziativa. Un ringraziamento va anche ai progettisti, all'ingegner Falcetti, al geometra Pezzotti, al geometra Rienzi, l'ingegner Bucci. Insomma, ecco, spero e auspico di non dimenticare nessuno. È presente anche il rappresentante dell'Italpaste, grazie Fabio per essere intervenuto, che sarà l'azienda che costruirà la linea di produzione. E non ultimo, Albertani, c'è presente anche i rappresentanti dell'azienda che costruirà appunto l'edificio, la struttura in legno laminare. Comunque, ecco, ringrazio tutti. Se dimentico qualcuno, perdonatemi. È una giornata, come dicevo all'inizio, straordinaria. Noi abbiamo creduto in questo progetto sin dall'inizio, un'idea nata perché? Perché credo che il nostro territorio, la nostra pianura reatina, la nostra storia di Strampelli, in quell'idea nata e proposta al sindaco Pirozzi prima del terremoto, e ci tengo a dirlo, questa iniziativa è nata prima purtroppo del terremoto. Dico questo perché al di là di equivoci, oppure magari di qualcuno che pensa di sfruttare il momento, no, noi questa iniziativa è nata prima del terremoto e colgo l'occasione di ringraziare la Proloco, il presidente con tutto il consiglio, perché ci avevano scelti come partner del 50° anniversario della Matriciana. Purtroppo tutti sappiamo come è andata, ma il sogno non si è infranto. Noi crediamo e abbiamo creduto in questo percorso e abbiamo accolto anche con fiducia, in maniera favorevole,
l'idea di poter costruire il passificio qui ad Amatrice. Oggi sono iniziati i lavori in località Torrita, nella zona artigianale di Torrita, e come dicevo all'inizio, noi crediamo in questo percorso, crediamo in questo progetto, ed oggi è un momento particolare perché credo, se non sbaglio, è la prima iniziativa che nasce dopo il terremoto. È la prima iniziativa di un passificio qui a Amatrice e noi speriamo che con un lavoro certosino, un lavoro che abbiamo iniziato in, direi in maniera professionale, di concerto con l'Università Iucci di Rieti, ringrazio la presenza del dottor Vecchiarelli e ringrazio anche il presidente del CREA Parlato, e insieme appunto a queste due eccellenze italiane stiamo studiando, abbiamo studiato dei grani che daranno la possibilità, speriamo e auspichiamo, di fare una pasta eccellente che possa rappresentare questo piatto più conosciuto al mondo, perché tutti sappiamo che il piatto della matriciana insieme alla pizza napoletana è uno dei piatti più conosciuti al mondo. Noi vogliamo mantenere in alto questo piatto, questa tradizione, appunto con la nostra pasta. Siamo in un ambiente straordinario, in un territorio bellissimo, siamo ai piedi dei Monti della Laga, nel Parco del Gran Sasso, dove c'è acqua buona, dove c'è un ambiente incontaminato, e con queste, appunto, con queste, diciamo così, credenziali pensiamo di poter tenere alto il nome del pastificio Strampelli di Amatrice, ma tenere in alto questo piatto che è conosciuto in tutto il mondo. E vorrei, e concludo anche per non dilungarmi, l'altro momento importante qual è dare la possibilità a questi nostri compaesani, a questa comunità che purtroppo sta affrontando un momento particolare e difficile, poter dare la possibilità anche di posti di lavoro. Quindi a regime daremo la possibilità di lavorare a 15-20 persone, e credo che non sia poco, credo che sia un'iniziativa che possa essere accompagnata anche da altri colleghi imprenditori. Non bisogna aspettare soltanto lo Stato che interviene. Io credo che la buona volontà, la voglia e chi fa impresa deve scommettere un territorio, perché è un territorio che offre tanto, è un territorio che in questo momento dà delle motivazioni che vanno al di là del discorso del profilo economico, e che quindi possiamo dare veramente tanto a questa comunità. Non ultimo ci tengo a salutare il direttore generale dell'AIDEVI, l'associazione italiana appunto che raccoglie pasta e dolciario, perché ci arrivò questa lettera e credo che fu anche un'emozione da parte nostra, perché il presidente Barilla è stato, direi, carino, straordinario. Certo, vederci vicino a questi mostri ci fa un po' paura. Ringrazio anche Cristiano che è presente, è responsabile appunto della pasta. Però io credo che nel nostro piccolo daremo soddisfazione anche a un'associazione importante appunto che raccoglie l'industria che c'è invidiata in tutto il mondo. Ecco, concludo dicendo che questa giornata è importante perché nasce un fiore oggi qui a Amatrice. È una giornata straordinaria, noi ce la metteremo tutta e sono convinto che faremo bene, ma faremo bene insieme a tutti voi, all'intera comunità di Amatrice che voglio bene, e insieme potremo dare soddisfazioni e rifar risorgere questo territorio. Grazie a tutti. Lascio la parola all'assessore Barbieri. Grazie. Io sono particolarmente felice di essere presente qui oggi per due motivi. Uno per il significato che ha questo evento, che ha un significato di grande importanza. Non è solamente un sogno, come diceva un momento fa Marco Leoncini. Marzio. Marzio.
Marzio Leoncini non è solamente un sogno, è un segnale di futuro, è un segnale che si sta e si può andare oltre il ripristino della situazione creata prima del terremoto, della situazione precedente al terremoto. È un significato di futuro perché appunto è un investimento nuovo, è un investimento nuovo e con una concezione anche portata avanti, anche con una concezione innovativa. Vedete, io sono laureato in agraria e so che cosa significa il nome Strampelli, il grano Strampelli. È stata una innovazione nel passato ed è stata ed è oggi una innovazione che si può ancora ripetere e sviluppare rispetto al passato. È importante dar vita e realtà a questo sogno, come diceva Marzio, perché c'è anche un discorso di specificità della zona. Questo viene fatto a Amatrice, questo viene fatto ad Amatrice, viene fatto in una zona del tutto particolare. C'è il discorso del sugo e della pasta, ma c'è il discorso dell'area complessiva, del territorio, delle sue specificità, delle sue caratteristiche naturali e così via. Questo è il primo motivo, diciamo così, del... Il secondo motivo è che tutto questo si inserisce in un discorso complessivo che stiamo portando avanti. Qui mi fa molto piacere che sia presente il consigliere Aurigemma, perché sulle questioni che abbiamo dovuto affrontare nell'area del terremoto, noi abbiamo avuto una collaborazione importante con il Consiglio, e quello che si è fatto anche grazie all'azione del Consiglio. Noi abbiamo utilizzato un metodo come assessorato in particolare per affrontare i problemi di questa zona. Il metodo è stato quello di attivare una collaborazione intensa e continuativa con le istituzioni, con la popolazione e con le imprese, e mettendoci in tutto questo l'anima e in questo trovando un supporto, una spinta, una sollecitazione importantissima e fondamentale da parte di chi ha rappresentato l'istituzione locale, il sindaco Sergio Pirozzi, che è stato per noi un interlocutore fondamentale e che ci ha dato anche spinta, critica, aiuto e collaborazione. Questo io credo che vada detto, perché è grazie a tutto questo che si sono potute avviare, intanto riaprire le attività commerciali, Area Food il 29 prossimo, i due centri commerciali Area Cotral il 7 agosto e Area Triangolo il 30 luglio. Qui si tratta di 79 imprese, l'apertura del supermercato Sempre il 5 agosto, l'avvio della progettazione degli spazi PIP di Torrita per circa 20 attività artigianali. E nello spazio PIP di Torrita, vicino al PIP, ci sarà anche l'insediamento del pastificio Strampelli. In termini di risorse pure si sono fatte azioni importanti.
Abbiamo pubblicato con 4 milioni di euro il bando per sostenere gli investimenti delle imprese del cratere. Si tratta di un contributo di 20.000 euro a fondo perduto fino all'80%. Abbiamo avuto nel solo primo giorno presentate 700 domande per tutto il cratere, ma moltissime anche da parte della zona di Amatrice. Abbiamo insediato il nucleo di valutazione e dobbiamo ovviamente verificare anche l'adeguatezza dell'investimento delle risorse che avevamo predisposto. Due settimane fa è stata approvata l'intesa tra governo e regioni sul riparto delle risorse nazionali per l'attrazione degli investimenti, e questo è il tema specifico che riguarda il pastificio. Per l'articolo 20 noi alla Regione Lazio spetteranno 4.900.000 e sono aiuti a fondo perduto per investimenti da 30.000 euro a 1.500.000 di euro. Sull'articolo 25 ci sono altri 7,2 milioni di euro per la Regione Lazio, che si aggiungono quindi ai 5 circa precedenti, e questi sono aiuti a fondo perduto in conti interessi per investimenti oltre 1.500.000 rispetto a quelli dell'articolo 20 che dicevo prima. Poi c'è l'articolo 20 bis che sono altri 4.600.000 per sostenere tutte le imprese che hanno subito un danno economico, un danno indiretto, diciamo così, dal terremoto, non un danno diretto. A tutto questo si aggiunge l'azione che stiamo facendo sulla idea, che poi è un'idea fortemente patrocinata dal sindaco Pirozzi, della zona franca urbana, con la quale si prevede la defiscalizzazione e la decontribuzione per tutte le imprese. Qui c'è una copertura complessiva di 500 milioni per tutto il terremoto, ma noi stiamo lavorando come regione con Mise e col MEF perché questa norma sia attuata nel modo migliore, ma questo è un risultato fondamentale di una lotta che è stata fatta dal sindaco, dicevo, e con il supporto anche della regione. Quindi c'è quello che voglio dire, noi prendiamo spunto dall'iniziativa di oggi, è un sogno che si potrà sicuramente realizzare al pari del tutto, perché si realizzi e si realizzi nel modo migliore, ma non è solamente, lo dicevo all'inizio, un sogno qui, e lo dicevo al sindaco, ne parlavamo prima con il sindaco qui, anche sulla base dell'anima che ci si è messo per affrontare una situazione che, come diceva il sindaco, è una situazione di guerra, qui si sta creando un contesto nuovo, con il ripristino delle attività precedenti e anche l'individuazione di cose che si possono fare per il futuro, e noi sul futuro dobbiamo anche fortemente lavorare, perché se pensiamo al futuro vuol dire che noi pensiamo ai giovani di quest'area, ai giovani di questa zona, e non solamente ai giovani di questa zona, ma noi dobbiamo pensare, prospettando il futuro, anche ad attrarre giovani da fuori, perché vengono e contribuiscono a rilanciare questa zona. Chi lo merita per quello che ha dimostrato di saper fare la sua popolazione, innanzitutto. Grazie e buon lavoro. Thank you.
Prima di passare la parola al Presidente della Camera di Commercio Regnini, ho dimenticato l'occasione per ringraziare la stampa, l'amico Andrea Rettier, in particolar modo il messaggero, c'è cioè il Presidente Alessandro Langio, il messaggero che veramente è stato l'organo che sin dall'inizio ci ha supportato, quindi ci tenevo a dirlo. E ho dimenticato, gli ultimi saranno i primi, la mia compagna Vivienne che è stata sempre vicino a me e a questa iniziativa. Passo la parola al Presidente Regnini. Buongiorno a tutti. Quando ci siamo messi seduti mi è tornato in mente che sostanzialmente un tavolo analogo lo avevamo costituito il 16 di agosto in Camera di Commercio e in quella circostanza, oltre che ipotizzare il lancio della 50ª edizione della Matriciana, ritenevamo della sagra della Matriciana, ritenevamo che questo momento potesse godere di un momento in più, di un elemento in più, che era appunto l'idea tua e di un gruppo di persone che ti stavano seguendo di realizzare questa importante iniziativa. Io come mia abitudine non prendo mai appunti, quindi faccio solamente affidamento alla mia memoria. E ecco, quando stavo venendo su ricordavo quelli che erano i motivi che in qualche modo avevano stimolato l'investimento, ricordavo Roberto, che rincontro anche in questa occasione, che è stato, diciamo così, il vate che ci ha raccontato, che ha raccontato ormai ad un paio di generazioni la storia di Strampelli. Sì, siamo coetanei, quindi mi posso permettere di dirlo. E questo ha stimolato attenzione su un percorso che poi ci stiamo rendendo conto a distanza di un anno, ma a distanza di anni, che è un percorso che forse è l'unico sul quale noi possiamo immaginare un rilancio del territorio, cioè riscoprire le radici, riscoprire il salotto buono di queste radici, riscoprire i motivi che hanno portato ad essere attenti al territorio reatino e lo hanno reso famoso nel mondo e fra questa appunto la sua tipicità, la sua capacità non solamente di produrre ma anche di ricercare, quindi il connubio fra la ricerca, quindi anch'io sottolineo la presenza dell'Università di Perugia e del centro Iucci, ma anche quella sapiente capacità che si tramanda da generazione in generazione di coltivare in una maniera particolare questo grano che poi viene apprezzato nel mondo. Allora tutte queste cose ce le raccontavamo e evidenziavamo che si stava superando un gap, cioè il reatino, il territorio, gli imprenditori sono bravissimi fin tanto che non si arriva all'ultimo miglio, no? Non si riesce mai a quagliare, manca l'anello che ti conduce al mercato e quindi il fatto che vi fosse un imprenditore che intendeva investire su questo segmento era certamente il colmare una lacuna, il risolvere un problema. Lo stavamo facendo in un momento di gioia, poi c'è stata questa parentesi che è inutile ricordarlo in questa sede, ma io credo ormai nel mondo, e ad un anno di distanza noi ci stiamo domandando ma quell'iniziativa era buona? E io dico sì, per tutti quei motivi e oggi per un motivo in più, perché questo territorio non soltanto riparte, ma lo sta facendo, a mio avviso, in termini qualitativi nella forma giusta. Si parla, l'assessore lo ha detto, ci sta lavorando insieme a lui, diciamo l'intera giunta, l'intero consiglio regionale, si stanno cercando degli attrattori, si stanno cercando degli investitori, dobbiamo stimolare gli investimenti. Io ci metto sempre, ma non per fare il bastian contare, ma un elemento in più, investimenti fortemente legati alle tradizioni e alle caratteristiche del territorio, perché Rieti non 100 anni fa ma solamente un ventennio fa
ha vissuto e ha visto chiudersi l'esperienza della Cassa del Mezzogiorno, quindi investimenti importanti che hanno portato il bene per quel territorio, che però ad un certo punto, con il venir meno di queste agevolazioni, di questi incentivi, ci hanno dimostrato che forse se vi fossero stati investimenti ancora maggiormente legati al territorio, magari sarebbero stati anche più legati al medesimo e quindi avrebbero avuto anche un percorso temporale più lungo. Allora, questo tipo di investimento, questo tipo di scommessa, che io non la voglio neanche definire scommessa perché qui c'è il rischio di impresa, ma certamente la bontà del progetto e la solidità delle idee sulle quali si sta sviluppando fa venire meno o riduce fortemente l'area tipica della scommessa. Questo è perché poi va bene, perché a fianco di questo c'è un sistema istituzionale, territoriale e non, che si sta muovendo, per esempio, per il riconoscimento. Qui faccio un assist al sindaco Pierozzi dell'STG della Matriciana, perché un altro elemento che caratterizza il Reatino è che abbiamo tante belle cose, ma poi qualcun altro le sfrutta per noi. Ecco, allora poter legare al territorio con l'STG la produzione non solamente della pasta, ma anche di quell'elemento che la rende ancora più prelibata, che è appunto il condimento, la salsa della Matriciana, io ritengo che sia, come dire, la costruzione di una filiera ancora più completa e ancora più profonda, che non può che fare il bene del territorio e delle imprese che in questo operano e di conseguenza il bene dei livelli occupazionali. Tutto questo, ancora una volta, fa i conti anche con le difficoltà della relazione che c'è fra impresa e pubblica amministrazione. Leggiamo e ascoltiamo con attenzione le voci del territorio e ci preoccupiamo che potrebbero esserci, oltre alle difficoltà che la natura ci ha regalato, anche delle difficoltà che vengono dalle interpretazioni normative, dall'applicazione delle norme sul territorio. Allora, su questo, e non per fare lo spot promozionale, non appartiene, ma Cagliari Commercio ha inteso investire in prima persona nella realizzazione di uno sportello unico per le attività produttive che il decreto governativo assegna all'ufficio per la ricostruzione, ma che strutturalmente vogliamo supportare con quanto di più prezioso abbiamo nell'ambito del sistema camerale a livello tecnologico, che è il nostro sistema di infocamere, che stiamo mettendo a disposizione del territorio sia nella fase proprio tecnologica, che per quanto attiene, diciamo, i momenti di formazione che dovranno essere sviluppati territorialmente, perché i tempi siano i più ristretti possibili affinché dalla realizzazione delle idee si possa arrivare all'effettiva produzione del prodotto finito. Allora, io su questo chiudo, auguro veramente un grande successo a questa iniziativa, perché sarà successo dell'imprenditore, sarà successo della sua società e della sua compagine, ma sarà un successo diffuso per l'intero territorio. Quindi un grazie per quello che state facendo e un impegno di tutti noi per far sì che questo possa essere ulteriormente divulgato ed apprezzato a livello complessivo. Grazie Presidente, allora al direttore Luciano. Grazie a te Marzio, prima tu con la tua consueta attitudine e generosità hai ringraziato tanto. Io ti ho scoperto da poco tempo, ti ho conosciuto da poco tempo e ti dico la verità, sono io che ringrazio te sia da un punto di vista personale come uomo, ma da un punto di vista anche professionale come funzionario di un'associazione di Confindustria che segue una parte importante del settore alimentare. Come uomo, perché vi dico la verità, mi sento molto piccolo a star qui e la piccolezza, la dimensione dipende purtroppo, dipende dal grandissimo rispetto che ho per voi, che ho per il territorio, che ho per le amministrazioni, per il sindaco, per te ovviamente che sei legato al territorio.
Tante volte ci è capitato come italiani di vivere in questo nostro paese molto complicato da un punto di vista geologico, di vivere delle tragedie analoghe a queste, più o meno grandi, non voglio qualificarle, però ci è capitato a tutti noi di viverle, di sentirle, di ascoltarle. Io fortunatamente vivo a Roma, sono di Roma, non ho mai avuto diciamo la disgrazia di trovarmi in un contesto, ma per esperienza personale a livello umano, personale, ho aiutato quando ero più giovane in diverse calamità analoghe. Professionalmente abbiamo aiutato, come tutta la Confindustria, questa situazione o altre situazioni come quella di Reggio Emilia e Modena di qualche anno fa, e onestamente il rispetto che provo per voi è perché il livello di reazione che ho visto in questo territorio, che ancora oggi è flagellato, perché la settimana scorsa, sentendo le notizie al telegiornale, pensavo ora chiamo Marzio per sapere se è confermata o meno la conferenza stampa. Ecco, ve lo dico con molta emozione, cioè questo tipo di reazione che voi avete io non ho trovato altrove, questa capacità di reagire, questa forza di andare avanti. Le testimonianze che si sentono al telegiornale sono testimonianze non spot pubblicitari, non sono slogan, sono testimonianze molto molto spesso di persone vere, testimonianze rotte dall'emozione con toni pesanti. Quindi ripeto ancora una volta, io ringrazio voi, tutti quanti voi. Mi sento molto molto piccolo e la piccolezza dipende dal rispetto che provo nei confronti di Amatrice, e quindi contestualmente esprimo con sincerità enorme delle congratulazioni, dei complimenti per come riuscite a vivere qui. Da professionista sono stato invitato diciamo a conoscere, è stata una fortuna conoscere Marzio Leoncini, perché trovo una persona particolarmente importante per me, cioè vi spiego meglio. Quando io ho avuto notizia di questo pastificio, dell'idea del progetto industriale, l'abbiamo avuta così, nel senso che ovviamente monitorando il settore della pasta a livello nazionale e internazionale non potevamo nella nostra rassegna stampa che filtrare questo tipo di informazione. Il settore della pasta, come diceva Marzio, è un settore molto importante da un punto di vista anche di partecipazione al prodotto interno lordo italiano, cioè non dimentichiamo che la pasta produce una cosa come quasi 3 milioni e 500 mila tonnellate di pasta l'anno, parlo dei nostri produttori che poi non sono tantissimi, sì, molti grandi ma anche molti piccoli, dal nord al sud fino alla Sicilia, per un valore di quasi 5 miliardi l'anno di fatturato. Ecco, considerate che il 55% di quelle 3 milioni e 500 mila tonnellate prodotte se ne vanno all'estero, quindi a conferma di quello che diceva Marzio, che la pasta è un prodotto che viene apprezzato e riconosciuto da tutti, ma è anche il veicolo principale di quella che viene definita la dieta mediterranea e che ha pure ottenuto il riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. Ecco, quindi la pasta è per noi tutto, e aver colto una notizia del genere, per cui in un territorio di questo tipo c'era qualcuno che tentava una missione che io dico quasi impossibile, voglio dire, è stata una spinta doverosa per noi, per il presidente Barilla che evidentemente nell'associazione ha condiviso immediatamente con me questa vicinanza da esprimere. È stato doveroso scrivere una lettera a Marzio Leoncini, esprimere tutto il nostro riconoscimento e ringraziamento come rappresentanti di una categoria importante ed adottarlo tra virgolette all'interno della nostra associazione come socio privilegiato, cioè come colui che più di ogni altro ha bisogno di un aiuto. Ha bisogno di un aiuto non perché lui non abbia le capacità, perché una persona che sceglie oggi di fare l'imprenditoria in Italia, ve lo dico con estrema obiettività, lo dico anche davanti agli organi dell'informazione, è un missionario. Fare l'imprenditore in Italia è una missione. Questo è il motivo per cui gli imprenditori italiani che decidono di non delocalizzare dovrebbero essere premiati dal governo italiano, di qualunque merceologia essi si occupino. Farlo in un contesto come l'ha fatto Marzio, che ha un'expertise di altro tipo, non ha un'expertise nel settore alimentare, ma è una persona che crede nel territorio, ha detto perché no, abbiamo questa fantastica qualità certificata di grano, utilizziamola. Abbiamo la buona aria, abbiamo l'acqua del massiccio, abbiamo la capacità e la voglia di farlo. Ecco, allora io l'ho definito un missionario, perché effettivamente fare una cosa del genere, vi ripeto, già è difficile farlo in Italia l'impresa, ma farlo qui e con le caratteristiche che vi ho descritto poc'anzi è un qualcosa di più. Quindi è nata così la cosa, ci siamo conosciuti, è venuto da noi, è una persona di un'umiltà straordinaria,
nel senso che non vuole insegnare nulla a nessuno, continua a chiedere aiuto quando invece parlando con lui ti rendi conto immediatamente delle straordinarie capacità intellettuali che ha, ma anche di lungimiranza, perché altrimenti una cosa del genere tu non la faresti, saresti un pazzo a buttarti in un'impresa del genere. Quindi, ecco, solo poche parole, vi ripeto, più di trasporto umano che non professionale, ovviamente sono a vostra disposizione, ovviamente interessassero indicazioni su un settore così importante e strategico come quello della produzione della pasta. Non sentirti piccolo, perché tutti gli altri associati a partire da Barilla ti vedono grande per i motivi che ti dicevo. Quindi ringrazio ancora una volta a nome mio personale, ci tengo a dirlo, ma a nome anche di tutta l'associazione, te per l'impresa che ti avvii ad intraprendere, appunto, e confermo tutto l'aiuto che potesse occorrerti per questo tipo di strada impegnativa. Grazie. Prima di passare la parola al sindaco Pirozzi, due parole, doveroso da parte del professor Lorenzetti, in maniera direi anche un po' veloce, vista l'ora tarda. Credo sia doveroso colui che ha studiato una vita e sta portando la ribalta, appunto, come dicevo all'inizio, il nostro scienziato Stampelli. Grazie. Non me la racconto questa storia, se no facciamo anche una cena. Ma solo per fare gli auguri a Massimo, a Diego, suo figlio, per questa bella impresa. Non capita sempre che una propria ricerca storica poi dice qualcosa nel presente e sempre in futuro. Non è detto che venga. Quando capita è un grande piacere, un grande onore. Quando capita è proprio un ritorno, il piacere diventa ancora più grande. Quando capita la matrice è ancora di più. Sì. Si mette là. Non è ancora di più, perché io sono convinto, e non devo dirlo a Sergio Pirozzi, che sono sicuro che sono consapevole, che la matrice non si costruisce soltanto con le vie del cemento, si costruisce ricostruendo questo tessuto sociale, economico, iniziative come queste, tanti piccoli pezzi che poi costruiscono la memoria di questo territorio della vita, altrimenti si costruirebbe qualcosa che è solamente finito. Noi in questa vicenda del terremoto dell'archivio di Stato, vi dico l'archivio di Stato di ieri, abbiamo dato la nostra piccola goccia, come noi ha fatto in questa vicenda, che abbiamo recuperato gli archivi storici. Caro Sergio, perché io sono una matrice, ci studiamo con grande emozione dentro l'archivio di Stato, ma è vostro. La matrice sarà ricostruita anche quando l'archivio tornerà, alla matrice ci sarà un locale, una stanza dove ci sarà scritto archivio storico, perché la comunità della matrice ha una propria storia, una propria memoria che sarà ricostruita quando tutto questo sarà messo insieme. Grazie, buon lavoro. Veloce, il vice sindaco Sinibaldi, un saluto, credo sia doveroso da parte della città di Rieti. Diego, cui sono legato da una storica amicizia, e al sindaco Pirozzi, perché ciò che sta avvenendo qui è un segnale di vita per tutta la provincia. Noi come capoluogo vogliamo supportare per quanto possibile tutto il territorio, perché la rinascita di Amatrice è la rinascita di un territorio in crisi, un territorio che non è soltanto quello del Latino, è quello di tutta l'area del centro Italia, che è stata abbandonata negli anni progressivamente, lentamente, nel dimenticatoio. È un'area che soffre la mancanza di collegamenti, è un'area che soffre e ha sofferto, e lo abbiamo visto per il terremoto, tante piccole cose che sono passate nel dimenticatoio e che invece per comunità piccole come queste sono fondamentali. Troppe volte abbiamo sentito il sindaco Pirozzi dire che negli anni passati ha prevalso la logica dei numeri alla logica della comunità, la logica dell'identità, la logica della qualità.
alcuni servizi sono stati dismessi da parte delle istituzioni in queste zone per la logica di nome. Noi pensiamo che oggi questa scossa che ha travolto il centro Italia debba portarci a riflettere su quelle che sono le politiche nuove di l'assessore Fabiani e di tutta la provincia di Rieti di nascere e di crescere ancora. Grazie. Allora, prima di passare la parola a un grande amico, uno sportivo, una persona tenace, credo che soltanto la sua forza, la sua caparbietà, come lo era nel campo quando giocava, l'amico appunto Sergio Pirozzi, ringrazio secondo me il vice sindaco Patrizia Catenacci, perché anche se sta sempre così lavora anche nelle linee dell'ombra, ma credo che sia di grande supporto al sindaco Pirozzi. Grazie Patrizia, a te la parola Sergio. Sì. Vabbè, insomma, avete detto tutto. A due piccole riflessioni. Che ride sulle disgrazie, che pensa di poter mettere le mani sulla ricostruzione solo delle case, e c'è l'imprenditore che nella precedente vita scommetteva sulla storia e le tradizioni di un territorio. A questo è Mazio, è Diego, e rappresenta le due facce della nostra nazione. C'è l'imprenditore buono, c'è l'imprenditore cattivo, e io dico che quello che ha detto Marzio è vero, perché poi è storia. Noi avevamo una conoscenza della precedente vita che era frutto del mondo dello sport. Io lo invitai a riflettere sul fatto che fare un pastificio ad Amatrice era una cosa giusta. Poi dopo il terremoto, mi sembra 7-8 giorni dopo, ci siamo visti nel caos, ma già nel caos noi avevamo un'idea, che era quella di andare a valorizzare quello che è stata sempre la forza di questi territori, che è l'ambiente, che è la cucina, che è la tradizione. E per cui da lì è partito il progetto, e oggi è stata cosa, diciamo, è stata fatta la prima pietra. Per cui è stata una grande cosa. Questi mesi si è andato avanti anche su altri sogni, perché come diceva Nelson Mandela, un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. È stato quello di far diventare il liceo scientifico sportivo internazionale. Abbiamo avuto 32 iscritti, 21 che vengono da fuori regione, un risultato straordinario. Quella sembrava una follia, come poteva sembrare una follia a 6 giorni del terremoto pensare ad un pastificio, come poteva sembrare una follia pensare che potesse nascere un'area food, come poteva sembrare una follia vedere a pranzo i bambini di Amatrice che stanno facendo il centro estivo. Allora sai, tutto è una follia, ma poi si rapporta giornalmente con la volontà, con la forza degli uomini, delle donne, del mondo della solidarietà, perché tutto questo oggi accade grazie alla solidarietà del popolo italiano. Perché questa mensa è frutto di donazioni, i ristoranti che riapriranno il 29 sono frutto di donazioni. E allora pure qui ritorno al primo concetto: c'è l'imprenditore che ride sulle disgrazie, c'è quello che investe, c'è l'Italia che è un paese straordinario, perché noi in questi 11 mesi ci siamo nutriti solo ed esclusivamente del cuore degli italiani. Allora da questo bisogna ripartire. Poteva sembrare un'idea folle, mai avuta,
di avere il 100% per la prima e la seconda casa si è ottenuto. Poteva sembrare un'idea folle, ma era giusta ottenere il finanziamento del mondo commerciale. Poteva sembrare un'idea folle chiedere la zona urbana franca. Tutto questo si è ottenuto. Poi abbiamo scelto una strada, e questo ringrazio qui la presenza dell'assessore Fabiani. Certo, qualche cosa non è andata, ma c'è il lavoro degli uomini, delle donne dietro. Certo, mi sarei aspettato la consegna prima dei centri commerciali, però pure lì potevamo fare le proteste, potevamo dire che era sbagliata l'ordinanza di Errani come concetto, perché fu contestata anche dal presidente Zingaretti, forse non con la forza del sindaco, perché il sindaco qui ha avuto 239 morti, però quell'ordinanza prevedeva il rimborso dei beni che erano andati sotto le macerie, e quello non bastava, perché entrando nel cuore del territorio, vivendo queste terre, tanti avevano dei beni strumentali vecchi, ereditati, non certificati, perché le fatture stavano sotto le macerie. Noi avevamo una strada, che era quella sbagliata della protesta, di dire non si riapre perché la colpa è di Tizio e di Caio, così non si amministra, che siamo uomini di istituzioni. Abbiamo trovato lo strumento finanziario per integrare quello che non era previsto nell'ordinanza, creando la contea. E la contea, che a qualcuno poteva dire non è niente, era una butade. No, la contea era uno strumento finanziario creato grazie al cuore delle italiane e degli italiani, grandi persone, che ci permettono in de minimis di contribuire e di dare in modo ai nostri imprenditori di ripartire. Questa è la politica, non di protestare e basta, e questo l'abbiamo fatto. E io rivendico la serietà istituzionale di questa amministrazione. Alla sabato fa scopa con il pastificio. Io dico grazie a Marzio e a Diego, perché si è avvalso anche di due, di un ingegnere e di un geometra del territorio, che è il geometra Rienzi e l'ingegnere Bucci, per cui ha dato lavoro in questa fase a dei progettisti locali. Partirà questa attività, ci saranno dei posti di lavoro, riparte l'area food, ripartiranno i ristoranti, ma l'idea c'è stata a 24 ore dal sisma, perché io ricordo a tutti che 48 ore dopo noi facemmo la presa in possesso dell'area dove è stata costruita la scuola a tempo. Io dissi il 30 di agosto ai funerali: noi vogliamo ripartire. E questo è in onore degli amici che non ci sono più, e noi ci abbiamo creduto. Poi lancio e chiudo un appello a Barilla, che non c'è, però mando un messaggio al Presidente. Perché io penso che Barilla rappresenti non l'imprenditore che ride, ma quello che lavora e che scommette, no? Che Barilla porta il nome di questa straordinaria nazione, credimi, perché io l'ho vissuta sulla mia pelle giornalmente, perché oggi c'è il comune di Bellaria che sta prendendo le misure per realizzare un centro per i nostri giovani, immaginate. Allora io penso che Barilla ha investito sul Made in Italy, sulla qualità dei nostri prodotti. Io mando un appello a Barilla. Secondo me, dopo che c'è stato il pastificio e ci sarà il pastificio, fare una bella fabbrica di sugo agli spaghetti alla matriciana non sarebbe nient'altro che rivendicare al mondo l'identità e la forza di questa terra. Perché guardate, pure qui, Amanda, questo appello al commendatore,
veniamo qui a fare l'elogio di Diego e Marzio Leoncini, eccetera. Ma a me farebbe straordinariamente piacere, perché sarebbe non un'avventura, perché chi fa il sugo degli spaghetti alla matriciana qui c'ha il marchio. Questo è un marchio che oggi è il simbolo nel mondo della resistenza, della caparbietà e della serietà. Fare una piccola fabbrichetta, secondo me, sarebbe una cosa straordinaria, perché andremmo a chiudere il cerchio. Pastificio, sugo degli spaghetti alla matriciana, liceo scientifico sportivo internazionale, queste montagne straordinarie. E allora, commendator Barilla, mandagli un saluto, digli che lo aspetto, perché potrebbe dimostrare al mondo che lui fa parte, come lo so, del secondo tipo di imprenditori, che non sono quelli che ridono sulle disgrazie degli altri, ma su quelli che investono, che credono, perché io penso che Barilla debba tanto agli italiani e alle italiane, perché quando va in giro rappresenta la forza di questa nazione che io ho riscoperto nella grande tragedia del terremoto. Grazie. Come cose ringrazio il dottor Bianchini della Federlazio, scusi di Federlazio che ci è stata vicina sin dall'inizio del percorso. Grazie dottor Bianchini, buona. Thank you.